C'è già l'ingresso di quella che è la gara più attesa di questo pomeriggio, quindi faremo un affaccio veloce, speriamo in zona mista qualora Stefania dovesse arrivare, perché poi vogliamo restare sulla gara che tiene già un po' tutti con il fiato sospeso. Intanto i giudici chiedono ai concorrenti dove vogliono che sia collocato il contavasche, un aiuto a cui generalmente i nuotatori non fanno ausilio. Però un particolare che viene utilizzato agli 800 in su. Eccoli qua, Paltrinieri, Detti, tra poco saranno capaci di dare spettacolo? Intanto zona mista. Zona mista. Stefania Pirozzi, come hai visto, come ti sei vista? Hai fatto tanta fatica, però hai raccolto la sfida delle altre. Sì, ho fatto una gara d'attacco. Diciamo che volevo vincere perché questa gara... non mi piace perderla, no? Perché è una gara che mi ha portato fin da quando ero piccola a fare le competizioni più importanti, quindi volevo insomma vincerla, era un po' che non mi riuscivo a farla bene, ed è la gara che mi dà più soddisfazione. Sono arrivata morta con le gambe, non so come, ultimamente sto soffrendo tanto con le gambe, però insomma 4:38 erano 3 anni che non riuscivo più a notarlo. Ti devo lasciare, sta partendo gli 800 stile libero. Grazie. Ciao. Complimenti comunque a Stefania Pirozzi. Adesso ci concentriamo sugli 800 stile libero. Gara che viene seguita con molta attenzione anche dal grande Max Rosolino, che è inquadrato dalle telecamere dell'Ita 100 con la regia di Pietro Sollecchia. Armato di smartphone, sta fotografando, riprendendo il momento della partenza di una gara che speriamo possa essere il più avvincente possibile. Massimiliano Rosolino, che ha visto scomparire il proprio record italiano dei 400 stile libero per mano di Gabriele Detti, 3:43:36 esatto. Per Detti c'è questa fila di 4:03:36 invece il finale di Detti, che per pochi centesimi comunque ha pensionato un crono che resisteva da Sydney 2000, da 17 anni, il record italiano più longevo? Ebbene sì, direi a memoria senza ombra di dubbio, un record italiano comunque super prestigioso e soprattutto sembra per Detti insomma il coronamento di una carriera che non ha trovato il culmine all'Olimpiade, ma sembra voler proseguire sullo stesso sorta di scivolo. Detti al comando, 55-24. Via a controllare i parziali e quindi a cercare di capire quale sia l'andatura impostata dai due. Parte alta della vasca, dove ricordiamo la presenza di Matteo Ciampi, Federico Vanelli, Samuel Pizzetti. Parte bassa dalla corsia numero 6 in giù, Domenico Acerenza, Matteo Furlan e Christian Maier Martinelli. E poi le due centrali. 4 Paltrinieri, 5 Detti, lato respirazione in questo senso di vasca, dove è Greg che riesce a controllare meglio la posizione di Detti, che è davanti per 6 decimi. 3 anni fa l'ultima sfida realmente alla pari tra i due e l'ultima vittoria anche di Gabriele Detti sugli 800 nei confronti di Paltrinieri. Ne uscì quello che era ai tempi il record europeo 7:42:74, un crono poi polverizzato da Paltrinieri nell'estate del mondiale di Kazan con la vittoria dell'argento dietro a Sun Yang, come tu hai ricordato prima. Gabriele Detti, che ha dimostrato di essere in condizione eccezionale in questi campionati italiani assoluti, record nei 400 stile libero, è andato vicinissimo anche a replicare questa situazione, cioè a migliorare il limite nazionale nei 200 stile libero, e adesso negli 800, se non paga troppo le fatiche, vedremo quello di cui sarà capace. Certo è che Paltrinieri sembra riuscire a tenere meglio, voglio conferma da parte tua oppure no, rispetto a quanto è accaduto al meeting di Milano, l'andatura del bronzo olimpico. Beh, rispetto al meeting di Milano siamo completamente in un'altra dimensione, perché c'è un Paltrinieri che è agguerrito, però c'è un Detti che è sconvolgentemente prepotente e anche di grande intelligenza, perché sa che a Paltrinieri piace fare la gara davanti e gli ha messo subito il muso in fronte dai primi 50 metri. Sa che potrebbe soffrire su un passaggio veloce e continua a mantenersi con un buon vantaggio. Si sposta regolarmente di corsia e rilancia l'andatura ogni virata. Il passaggio è molto interessante. 2:51:06 il parziale di Gabriele Detti, che ha notato un 100 da 58 secondi e 27. Ha guadagnato qualcosa, perché quello di Gregorio Paltrinieri è stato un 100
due vasche da 58 e 69. Vasca di andata dove riesce a spingere un po' di più Gabriele Detti rispetto a quella di ritorno. Prima era riuscito a centrare parziali anche da sotto 29, in questo caso fa 29 netto e Paltrinieri 29-55, e così si giustifica il distacco di 1,53 tra i due in questo momento. Sì, è importantissimo contatto visivo alla vasca di andata, e Detti che vede la corsia di Paltrinieri e ne approfitta per allungare. Al ritorno è il Greg che invece può analizzare meglio la situazione e cercare di ricucire, però questo è un momento molto delicato per il campione olimpico che sta iniziando a sporcare la sua azione e non riesce più a tenere il ritmo qui, imposto dal Livornese. E qui potrebbe essere il momento chiave di una gara che vede aumentare il vantaggio di Gabriele Detti, 2 secondi di ritardo per Gregorio Paltrinieri. Stefano Morini sulle tribune dello stadio del nuoto di Riccione con cronometri alla mano per tutti e due i suoi pupilli, che li incita a forzare ancora di più. Potrebbe, come stavi provando a ipotizzare, saltare fuori un riferimento cronometrico enorme. Vedremo se Gabriele spingerà fino alla fine. Il tempo per il mondiale è quel 7.51 che poco fa era in evidenza in grafica a sinistra dei vostri teleschermi. Gabriele Detti va ai 450 in 4.18.24, un altro 29 netto sotto 30 secondi, ma da 29.86 Gregorio Paltrinieri, che perde ancora spazio dal toscano. Quando hai un personale 3.43 nei 400 puoi permetterti di girare a 3.49 e non essere alla canna, e soprattutto ha lanciato l'andatura a quei 3-4 decimi un po' troppo veloci per Paltrinieri per mantenergli una buona nuotata, una buona andatura. L'ha portato sulla sua gara e adesso l'ha chiusa, perché ai 500 non c'è più una gara, non c'è più una sfida, c'è una gara, ed è una gara estremamente viva e riguarda esclusivamente Detti e la ricerca del record europeo sugli 800. Va Gabriele Detti, va, è entrato nella parte conclusiva della gara, nella seconda metà. Siamo vicini al momento in cui riusciremo a capire se potrà forzare fino alla fine per un tempo spettacolare. Vi ricordiamo che il record italiano in questo caso, nel caso degli 800 stile libero maschili, coincide con il record europeo. Un Gabriele Detti che sembra poter continuare a forzare vicino al passaggio dei 600 metri. Un Gregorio Paltrinieri che onora fino in fondo questa gara, ma che dal punto di vista del possibile recupero è costretto ad alzare bandiera bianca. 29.02, non diminuisce l'andatura di Detti. No, è ancora lì perfetto a 58.0, 58.1, sta marciando con enorme vigore in durissima rotta di collisione sul record europeo. Ci vuole un altro 58, il passo ce l'ha, e poi ci vuole un cambio di ritmo solo leggero negli ultimi 50 metri per andare a migliorare il 7.40 di Gabriele, di Paltrinieri. Di Gregorio, e in teoria Gabriele ha anche quel cambio di passo finale al quale facevi riferimento. 650 metri e giù con i numeri, 6.14.86 per rilevare che sono 5 secondi e 74 centesimi quelli che separano i gemelli diversi in questi 800 stile libero ai campionati italiani assoluti, stadio del nuoto di Riccione, dove prova il numero da circo Gabriele Detti dopo il record italiano nei 400 stile libero che apparteneva a Massimiliano Rosolino da 17 anni. Qua ci prova ancora Gabriele, 58 e 46, 29 e 3. Ci vuole 56 e mezzo per chiudere questa gara con il record 7.40 e 81, quello di Paltrinieri, stabilito appunto a Kazan. Controlla anche il tabellone, c'è Morini che ha alzato le braccia e sta cercando di incitare anche lui il suo allievo, un Detti che sale ancora di andatura. Andiamo a vedere come girerà, ma sembra estremamente determinato a cercare il tempo. Siamo lì sul filo, ci vuole una ultima vasca da 27.28, forse non arriverà, a meno che Gabriele non faccia il numero strepitoso in questi ultimi 25 metri. L'inserimento di un filo di gambata c'è, il pubblico che è in piedi, che prova a sostenere l'arrivo di un Gabriele che è ovvio in questo momento comincia a pagare le fatiche, comincia ad essere stremato. Ultimi 5 metri di gara, Gabriele Detti va a vincere gli 800 stile libero, 7.41 e 64, non c'è il record europeo, migliora il proprio personale ed è una prestazione enorme quella di Gabriele, che si colloca lassù al comando del ranking mondiale 2017. Gregorio Paltrinieri arriva staccato di 7.25 e poi in terza posizione
c'è il 7-59-52 per Domenico Acerenza, enorme, spaventoso. Lettura del labiale dice mamma mia, Gabriele Detti ha rischiato di far cadere un altro record in ogni gara che Gabriele sta disputando in questo campionato italiano. C'è sempre la lotta contro il tempo, c'è sempre la lotta per migliorare i limiti mai nuotati in chiave azzurra. Replay che Pietro Sollecchia ci propone. Questo è il momento in cui Gabriele dà lo strappo finale. A breve ascolteremo i due in zona mista da Elisabetta Caporale. Prima però ci dobbiamo fermare per una piccola pausa. Restate lì, vi mostreremo ancora tutto quanto è necessario e dovuto. A tra poco. Gabriele Detti, vincitore degli 800 stile libero, ha un soffio dal record europeo, ha battuto Gregorio Paltrinieri per entrambi, migliori prestazioni al mondo nel 2017, 7.41.66 miglior tempo 2017 per Gabriele Detti, 7.48.89 seconda prestazione mondiale Gregorio Paltrinieri. Per tutti e due c'è il pass per il mondiale di Budapest per via di questi riferimenti cronometrici. Piccolo flash, premiazione del Delfino Veloce Piero Codia per giusto riconoscimento e poi tutto lo spazio necessario in zona mista di Elisabetta Caporale. Grazie Tommaso, i due stanno già discutendo tra di loro, complimenti, complimenti per la vittoria e per i tempi che per entrambi sono i migliori dell'anno al mondo. Gabriele Detti, una lotta continua la vostra, amicizia fuori, ma quando siete in acqua vi massacrate abbastanza. Sì, 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 è lotta costante. Sono contento del tempo oggi, ho provato a passare più forte del solito come ho provato insomma sempre da che sono qui, gli ultimi 200 non venivano mai, però va bene così. Ora io pensavo di evitarla, invece c'ho la staffetta, quindi lì si ride perché la 4% Detti è un po' un controsenso, però proviamo, ce la puoi fare. Gregorio, come esci da questa vasca? Abbiamo visto soprattutto all'inizio più brillante rispetto a Milano, in mezzo lo ricordiamo ci sono stati 10 km di acque libere che magari non sono stati proprio una passeggiata di salute. No, no, però sicuramente meglio di Milano e la condizione sta crescendo pian piano, sono abbastanza contento. Devo dire che non so quanto fosse il tempo per i mondiali, ma intanto mi sono qualificato nei mondiali negli 8, quindi quello era l'obiettivo minimo e va bene così adesso. Ultima battuta con Gabriele, poi facciamo un'altra considerazione. Stai correndo alla staffetta. Quante altre gare faremo? Quante altre gare ci sarà la staffetta? Domani 1500, dopodomani 2. Cosa si deve questo stato di forma strepitoso, Gabriele? Io sono convinto che c'è stata questa 10 km, sennò oggi sarebbe stata più combattuta la gara, ci saremmo divertiti a farvi divertire. È rimandata la cosa, è rimandata fra qualche mese. Come ti ho detto, noi ci alleniamo soprattutto per questo, per andare forte. Vediamo due appuntamento a Budapest. Intanto a domani per i 1500. E poi più avanti. Lasciamo andare, proseguo, passa. C'è traffico in zona mista. No, se c'è possibile volevo sapere qualche altra cosa da Gregorio, che non vediamo da un po'. Com'è stata anche quell'esperienza, se vuoi proseguire, se questa cosa delle acque libere pensi sia la cosa giusta da fare? Quella delle acque libere secondo me è una cosa divertente, a me piace, quindi probabilmente la continuerò, però non so se nell'immediato, voglio dire, questo era l'anno post-olimpico, quindi volevo provare cose nuove, non dedicarmi semplicemente alla vasca, anche per avere nuovi stimoli. Devo dire che insomma lo scorso quadriennio è stato molto impegnativo, dato 100% in tutto, quindi anche provare il mare era qualcosa che mi divertiva. Non so la prossima gara quando sarà, ma sicuramente da qui a Tokyo ce ne saranno altre e vorrò migliorare anche in mare. In piscina no. Come ti senti invece in questo rientro? In piscina non benissimo, ma non capisco bene il motivo di tutto questo, nel senso stiamo provando, quindi non c'era niente di scontato quest'anno, abbiamo provato a fare altre cose, tra cui il mare. E in vasca, in allenamento ti dico anche bene, mi sto sentendo bene. Sto andando anche più forte dell'anno scorso in molte cose, quindi diciamo che la condizione più o meno c'è. Però in questo ultimo periodo, oddio, anche da Windsor a dire la verità, non mi sono mai sentito al 100%, non sono mai arrivato a un appuntamento al 100%. A Windsor lo sapevo, lo immaginavo.
a Milano era evidente, qui un po' meglio di Milano, ma sicuramente sono molto lontano dalla forma sperata. Però guarda, davvero oggi non avevo troppe ambizioni, lui è in super forma, cioè mega galattica, quindi volevo semplicemente qualificarmi per i mondiali, che era il minimo, e poi niente, vedremo in futuro. La cosa brutta per entrambi è che vi conoscete talmente bene che lui sa benissimo quello che deve fare per crearti difficoltà. Sì. No, ma sta bene e insomma fa 3:43 nei 4, quindi è possibile che passando forti io non riesca a stargli dietro, e oggi è successo così. Ci ho provato, ma poi comunque l'ho ripagato la seconda parte di gara, quindi c'è ancora tanto da lavorare, ma non sono preoccupato, ti dico, in allenamento sto andando molto bene, e anche provare cose nuove quest'anno mi eccita e mi carica, quindi diciamo che è tutto per il verso giusto e spero di arrivare a Budapest in ottima forma almeno una volta quest'anno. Ce l'auguriamo, ci fa piacere, ci rivediamo comunque molto presto. Okay, 1500. Ciao.